Buonasera e bentornati a Pole Position, protagonista di questa puntata, la Uno Contract. Con noi l'amministratore delegato Mauro Tabaro. Buonasera. Buonasera. Lei fa parte della nuova generazione di questa azienda che è stata fondata appunto da suo padre, però insomma nel momento che lei è entrato in azienda ha portato diciamo un valore sì, aggiunto. Diciamo che dopo qualche anno di esperienza in azienda dove sono riuscito a conoscere il mondo di questo tipo di lavoro e a carpire quelli che sono i segreti dell'esperienza, sono riuscito assieme anche a mio fratello Massimo a portare un'innovazione nella struttura aziendale, soprattutto nel mercato e nella proposta che la nostra azienda ha portato negli anni. Perché? Perché inizialmente l'azienda forniva conto terzi, produceva dei mobili conto terzi, poi ormai da più di 10 anni sostanzialmente ci siamo trasformati in un'azienda di contract dove offriamo un servizio completo ai nostri clienti e abbiamo deciso di fare il salto e di uscire con il nostro brand rispetto a quello che era il passato, che invece era un servizio per altre aziende sostanzialmente. Voi lavorate per grandi marchi, vogliamo fare qualche esempio appunto di quello che sono i vostri mercati di riferimento? Guardi, i nostri mercati di riferimento sono i mercati, storicamente negli ultimi 10 anni sono sempre stati l'estero, il Medio Oriente, il Nord Africa, New York, quindi Stati Uniti, Nord America con Vancouver. Quest'anno con orgoglio dico abbiamo deciso di entrare nel mercato europeo, che per mille ragioni fino ad oggi avevamo non curato, non avevamo seguito. La prima grande opportunità che abbiamo, il primo grande successo è quello che andremo a realizzare quest'anno sostanzialmente con l'apertura del Park Hyatt di Milano, un albergo 5 stelle lusso posizionato tra la Galleria Vittorio Emanuele e la Scala, quindi diventerà un po' la nostra stella per cominciare a entrare nel mercato europeo rispetto a quello che appunto è stato fino ad oggi il nostro mercato che seguiva soprattutto l'estero, cioè il servizio era soprattutto sull'estero. Quindi manteniamo il mercato estero, ma in questo momento storico l'Italia sta dando le grandi opportunità, perché dalla crisi sta cambiando completamente quello che è il mercato del contract alberghiero e della stessa proprietà degli alberghi in Italia, perché la nostra fortuna è quella di avere un'esperienza internazionale e forse in questo momento storico l'Italia sta vivendo una internazionalizzazione con la presenza di diversi investitori stranieri che apprezzano la nostra esperienza internazionale e apprezzano la nostra presenza ovviamente nel mercato locale sia a livello produttivo che a livello ovviamente geografico. Apprezzano il Made in Italy, possiamo dirlo proprio così. Apprezzano il Made in Italy che verso l'estero ovviamente è sempre un brand ovviamente ben riconosciuto. Noi a questo aggiungiamo il Made in Venice. Noi siamo molto legati al nostro territorio, apparteniamo alla città metropolitana di Venezia. Abbiamo deciso di restituire al territorio quello che noi abbiamo ricevuto dal territorio, perché l'essere legati alla città di Venezia comunque è sempre stato un valore aggiunto che noi abbiamo avuto quando ci siamo presentati all'estero, mentre negli ultimi anni abbiamo sponsorizzato, siamo stati partner della Biennale di Architettura. L'anno scorso abbiamo allestito l'unico padiglione della Biennale che è stato aperto con le aperture straordinarie del padiglione Venezia. Quest'anno siamo di nuovo partner della Biennale di Architettura curata dall'architetto De Lucchi. Siamo sponsor del Venezia Calcio, che volevo arrivare lì perché sono una grande sportiva, che festeggia quest'anno il ritorno in Serie A, per cui è un percorso ed è un legame reale ed è un legame vero che noi abbiamo con questa città. A chiusura tra virgolette di questo cerchio stiamo sviluppando insieme all'isola di San Servolo un progetto per realizzare a San Servolo un laboratorio green che dovrà diventare
in collaborazione anche con l'Università di Venezia, con lo UAV, un laboratorio in cui sia le aziende italiane e anche straniere, che gli esperti, che quindi il mondo accademico, si possano incontrare, un punto di incontro in cui si possa davvero realizzare un progetto di green economy, non basata su finanziamenti pubblici, ma basata sulla collaborazione reale tra le aziende e una realtà pubblica come l'isola di San Servolo stessa. Per cui a noi piace molto questo legame, questo progetto. In particolare poi l'aspetto green è un aspetto innovativo, noi ci teniamo molto, abbiamo vinto l'anno scorso il premio FSC, quindi l'utilizzo, la catena di custodia per l'utilizzo di materie prime legate a foreste controllate. Quest'anno lanceremo un progetto che ci porterà ad avere un impatto zero di tutto quello che è il nostro percorso produttivo. Quindi nella concretezza vogliamo essere parte del cambiamento. Queste fanno parte, insomma, delle innovazioni della vostra azienda, perché comunque prima parlava di crisi, però ha una visione molto ottimistica anche nel modo di porsi così, e so che è stato proprio uno stimolo per implementare poi progetti, idee, in cui insomma ci ha già detto parecchie cose. Sì, diciamo che la crisi dell'anno scorso, che nessuno ovviamente vorrebbe rivivere, però è stata comunque un'opportunità, è un momento di riflessione, è un momento in cui ci siamo guardati negli occhi in azienda e abbiamo capito che era il momento di tirare fuori dal cassetto quei progetti che forse nella quotidianità e quando tutto corre rimangono un po' dei sogni. Siamo riusciti a innovare l'azienda sia dal punto di vista strutturale interno, con l'introduzione di software, l'introduzione di gestioni digitali che ovviamente ci accompagnano e ci aiuteranno ad essere più competitivi, ad essere più precisi e a dare un servizio migliore al nostro cliente. Nello stesso tempo abbiamo debuttato nell'e-commerce con una collezione studiata apposta per il mondo del contract, prima collezione al mondo studiata per il contract venduta online. Quindi vogliamo offrire anche questo nuovo tipo di servizio al nostro cliente, perché dobbiamo giustamente guardare nelle nostre radici e sentire e avere rispetto della nostra storia, ma sulla base di questo poi dobbiamo guardare avanti e quindi tenere insieme questi elementi e riuscire a svilupparli. Chi, come diciamo suo padre, che ha lavorato nell'azienda da quando è nata a oggi, come si ritrova con la digitalizzazione, con questi cambiamenti? Si ritrova o un po' di nostalgia di come nasceva l'azienda, con cui ne parla appunto con orgoglio? Diciamo che come tutte le cose nuove, per chi ha vissuto il successo basato su altri elementi, inizialmente c'era un certo scetticismo, per cui c'è sempre il nuovo che avanza, che viene visto un po' con il timore ovviamente dell'innovazione. Però a distanza di breve tempo poi riuscire a vedere anche il successo che si riesce a ottenere, la visibilità, noi abbiamo cambiato completamente la nostra immagine nell'ultimo anno, siamo passati dall'azienda molto concreta che produce, che ha realizzato negli ultimi 10 anni più di 2000 alberghi. Nessuno ci conosceva, quindi questo processo è un processo di trasformazione che ha coinvolto tutta l'azienda. Quest'anno stiamo introducendo comunque nuovi macchinari per dare un servizio sempre migliore, per cui manteniamo la concretezza ma con un occhio nuovo e un occhio più attento all'evoluzione comunque del mondo di oggi, perché è giusto così, insomma, stare al passo con i tempi. Dobbiamo sfruttare i mezzi che oggi il mondo ci offre e quindi la fortuna nostra è che abbiamo la sostanza e abbiamo la storia, quindi è più facile raccontarla piuttosto che raccontare una storia che non c'è.
ma anche il garbo e la gentilezza che ha dimostrato durante la nostra chiacchierata. Si vede una persona molto positiva, come appunto detto prima. Io ringrazio Mauro Tabaro per averci illustrato così bene il mondo di Uno Contract. Grazie. Buonasera. Buonasera. E voi restate con noi, se vi fa piacere, per scoprire tante altre realtà. Buonasera e benvenuti a Pole Position. Questa sera protagonista sarà la Nickerson Italia. A parlarcene il presidente Eugenio Pederzolli. Buonasera. Buonasera. Buonasera e benvenuto. Grazie. Parliamo della sua azienda che nasce piuttosto recentemente, nel 2005, insieme al suo socio Andrea Suman, con però alle spalle un'esperienza sempre nel settore che è? È quello delle materie plastiche. A suo tempo trattavo il materiale come materie plastiche e nel corso di diverse fiere internazionali ho incontrato Nickerson Europe, che già esisteva ed era presente sui mercati del nord Europa, e da lì è nata l'idea di aprire un'attività anche in Italia per vendere macchinari e prodotti per chi trasforma le materie plastiche in Italia. Ancora oggi voi comprate appunto i prodotti in Europa che commercializzate poi in Italia, vi considerate a tutti gli effetti comunque un'azienda made in Italy, giusto? Sì, assolutamente. Il nostro mercato è assolutamente il mercato italiano, o con qualche eccezione aziende italiane che hanno magari delle succursali all'estero. E la nostra attività è quella proprio di importare macchinari dall'estero, prevalentemente dal mercato di lingua tedesca, e portarli agli utilizzatori italiani. Se dovesse dirci quali sono i punti di forza di Nickerson e in che modo si distinguono dai vostri competitor, quale cosa vorrebbe fare emergere? Ma il nostro motto è eccellenze per chi trasforma le materie plastiche. E in realtà andiamo appunto nei mercati del nord Europa, che sono mercati di eccellenza per la qualità e l'innovazione tecnologica dei macchinari, e li portiamo in Italia agli utilizzatori italiani. Il mercato nel tempo ci ha riconosciuto questa prerogativa di avere buone idee, buoni prodotti e soluzioni ai problemi che i clienti incontrano tutti i giorni. E poi avete puntato anche sulle strategie di marketing. Già nel 2019, prima insomma del periodo di crisi che stiamo vivendo, avevate molto creduto nello smart working, nell'e-commerce, e quindi non vi siete mai fermati. Corretto. Diciamo che ci eravamo attrezzati per non tanto per fare lo smart working, ma per delocalizzare i file o i software avendoli in cloud e potendo accedere in cloud da qualsiasi postazione remota, e questo è ritornato utilissimo. Chiaramente non era programmato durante il periodo del Covid. E a fianco a questo, già nel 2019 avevamo iniziato a lavorarci. Abbiamo intensificato le attività di sviluppo del sito di e-commerce in maniera tale da poter fornire ai clienti che volessero acquistare appunto dalla piattaforma di e-commerce in internet. In azienda siete in 5, più ci sono 3 agenti, e quindi a questo punto mi viene spontaneo chiedere qualche progetto per il futuro. Immagino che ci sia anche la volontà di incrementare le persone che lavorano con voi, perché più uno cresce, più c'è richiesta, chiaramente. Certo, siamo un'attività commerciale, per cui per noi la capacità produttiva è la capacità di portare le informazioni sul mercato ai nostri clienti. Di conseguenza siamo continuamente alla ricerca di incrementare la nostra forza vendita, rafforzarla. Io ringrazio il presidente Eugenio Pederzolli della Nickerson Italia. Grazie a lei. Grazie di essere stato con noi, e voi restate sempre con noi se volete essere sempre in pole position.